Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Speranza, io sono Marco e siete all'ascolto de Il nostro ambiente, la rubrica del WWF dedicata appunto all'ambiente. Oggi siamo in compagnia di Piero Di Carlo, fisico dell'atmosfera e climatologo dell'Università di Chieti Pescara. Con lui ci confronteremo sul tema del clima e dei cambiamenti climatici. Ciao Piero e benvenuto, come stai? Ciao, grazie per l'invito. Bene, bene. Ascolta, i cambiamenti climatici sembrano fuori controllo e gli eventi cominciano effettivamente ad essere tangibili a chiunque. Al di là dei molti progetti posti in essere dal governo, cosa può fare il singolo cittadino? Allora, ovviamente il singolo cittadino può sicuramente incidere tantissimo, perché è chiaro che l'insieme di tante azioni poi fanno quella che è l'azione complessiva, quindi il risultato complessivo è anche l'insieme di tante piccole azioni. Per cui sicuramente con le nostre azioni noi possiamo intervenire e piccoli anche cambiamenti di stile di vita, banali, che possono sembrare superflui, possono dare il proprio contributo. Faccio un esempio: venire al lavoro con il treno, che è un qualcosa che molti pensano di non fattibile perché siamo proprio presi dallo stress di volere con la macchina correre subito velocemente sul posto di lavoro. Invece, alla fine, se ci si riorganizza un po' la vita, ci si rende conto che il treno è pure piacevole per leggere, e in quel modo, per esempio, il treno è uno di quei sistemi per cui a emissioni zero si va a incidere pesantemente sulle emissioni di CO2. Questo è un esempio. Ad esempi ce ne sono tantissimi in cui i nostri gesti quotidiani possono intervenire. Non ultimo, è importante anche, secondo me, il controllare un po' quello che succede, perché è evidente che ci sono politiche regionali, nazionali e sovranazionali che poi decidono i grossi cambiamenti, però diciamo, il nostro impegno quotidiano, anche nello stimolare i giovani, i colleghi a determinate azioni, anche a diciamo, indirizzare poi pure le scelte più ampie, più politiche, è importante. Faccio un esempio: adesso c'è tutta questa crisi enorme dell'energetica, del gas. È chiaro che se noi siamo, insomma, come cittadini, a sensibilizzare pure chi deve prendere le decisioni ad andare sulle rinnovabili, per esempio. Si parla tanto di idrogeno, ma l'idrogeno bisogna spingere affinché l'idrogeno sia quello green e non quello grigio, addirittura quello nero. Quindi è chiaro che noi passa tanto anche da parte nostra e dalle nostre azioni, sicuramente. Ascolta, trovi anche tu che negli ultimi anni ci sia un fortissimo aumento dell'interesse verso i temi dell'ambiente e molte persone vorrebbero poter contribuire fattivamente, diciamo così, quantomeno alla riduzione del proprio peso sull'ambiente? Tu come ricercatore? Assolutamente sì, guarda, lo vediamo quotidianamente con i nostri studenti, ma si vede anche quando andiamo a fare i seminari nelle scuole, si vede che i giovani, ma i Friday for Future sono un esempio, cioè lì c'è finalmente, dopo tanti anni di, se volete, silenzio dei giovani, una ripresa enorme su questo tema e sui temi ambientali in generale, ma anche quando su altre iniziative, quando fanno queste domeniche per ripulire le spiagge, tante iniziative che fanno le associazioni. E beh, io vedo una partecipazione notevole di ragazzi, di giovani, di cittadini. Quindi c'è veramente, secondo me, un grosso interesse da parte di tutti e una ripresa che ci fa ben sperare, oggettivamente. Certo, noi abbiamo la fortuna di vivere, voglio dire, sulla costa, una costa tra l'altro, il tratto di costa abruzzese è uno dei tratti di costa più belli, perché diciamo così che ci sono tratti di spiaggia sabbiosa con invece una costa molto più frastagliata, e trovi che ad esempio la Via Verde possa avere diciamo, possa dare un qualche contributo verso una maggiore sostenibilità? Assolutamente sì, e per esempio tutte le azioni che fanno sì che si possa utilizzare le bici, ecco, per il turismo,
che noi abbiamo una fortuna, io credo, unica, cioè la possibilità di partire da Giulianova, come dicevi, con delle coste sabbiose e arrivare sulla costa dei Trabocchi, in cui sembra di stare in un mondo diverso e si fa in pochissimi chilometri con la bici. Certo. Quindi fare del turismo di questo tipo è positivo. Utilizzare il mezzo, la bici, anche per andare al lavoro, se vediamo sempre più piste ciclabili nelle nostre città, è un bene. Ovviamente, no, ecco, qui di nuovo il cittadino deve spingere pure l'amministratore a fare queste piste fatte bene. Per esempio, qui a Pescara vediamo alcune volte queste piste spariscono o Sì. succede. Allora lì, ecco, il cittadino può intervenire e dire: noi abbiamo bisogno di piste, però assolutamente, secondo me il contributo è notevole, assolutamente sì. Certo. Ascolta, a proposito di città, le città sempre più grandi e popolose, quanto incidono sul clima e in relazione alla vita degli uomini che vi vivono? È sufficiente creare dei parchi e delle aree verdi o invece è necessario, insomma, ripensare la città stessa, secondo te? Allora, è ovvio che le città pesano in una maniera pazzesca per percentuali elevatissime nelle emissioni, e la cosa strana, se uno va a vedere poi dal punto di vista del globo nel suo insieme, è chiaro che gran parte sono oceani, però le città sono piccole parti, però in termini di emissioni dominano in assoluto. Quindi è chiaro che sulle città bisogna intervenire pesantemente perché sono quelle responsabili maggiormente delle emissioni. I parchi benvengono, assolutamente sono sempre benvenuti, però è chiaro che la città va ripensata. Innanzitutto, adesso per esempio l'utilizzo zero dei suoli, cioè il fatto che ci si deve convincere che il suolo ne abbiamo abusato, non se ne può usare più. Quindi vogliamo costruire un qualcosa, demoliamo e ricostruiamo, non Sì. utilizziamo più suolo perché assolutamente non si può. La città poi va ripensata, dobbiamo cambiare anche mentalità noi e gli amministratori, cioè l'idea di andare al centro con la macchina, utilizzare la macchina. La città deve diventare un qualcosa di vivibile, ma anche non solo dal punto di vista delle emissioni, ma quanto sono belle le città quando non ci sono le macchine, senza i rumori delle macchine, risentire gli uccelli, cioè la città deve essere veramente rivoluzionata, e se si rivoluziona la città, poi gli effetti sono a cascata su tutti. Certo, una città più a misura d'uomo che tenga conto delle esigenze, ma che purtroppo richiede da parte del cittadino un piccolo sforzo, così come lo è il piccolo sforzo che noi chiediamo ai cittadini quando parliamo, ad esempio, di raccolta differenziata, perché i rifiuti hanno un impatto, siccome sono il risultato della vita dell'uomo all'interno delle città, hanno un impatto fortissimo, poi con le discariche, gli inceneritori e tutto il resto. È giusto? Assolutamente sì, ma io poi dico che l'uomo si adatta a tutto, noi siamo adattivi. Chi lo doveva dire 30 anni fa che arrivavamo a percentuali del 70-80% di riciclo dei rifiuti? Eppure l'uomo poi si adatta, lo fa, diventa automatico, le nuove generazioni per loro sono nativi in tutto ciò, per loro dividere la plastica dalla carta, dall'indifferenziato, dall'organico è normale. I Sì. nostri padri, noi ci siamo abituati, lo facciamo facilmente, per cui l'uomo si abituerà pure se si dice che i centri storici devono essere liberati. Alcune città lo stanno facendo, per esempio, che tante strade, intere strade diventano strade ciclabili. Punto. Le macchine non arrivano più, si fanno parcheggi di scambio e la città ridiventa proprietà del cittadino. Per cui assolutamente io credo che bisogna avere il coraggio di farle. E secondo me un'altra cosa, io dico pure all'amministratore, fare delle scelte che possono sembrare di rottura e non ascoltare per qualche settimana social, giornali, e quindi distaccarsi un attimo, e poi tutto passa. So di tante piste ciclabili fatte nella nostra città, violente critiche dei commercianti, adesso chiudiamo, chiudiamo, poi quelle stanno lì, fanno la loro funzione eccellente, e gli stessi commercianti adesso sono felici Sono contenti. perché sono aumentati gli affari, non diminuiti perché non c'è il parcheggio lì davanti. Sì, Per questo è cui vero. bisogna insistere su questo. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Glu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Così, wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case. Trame cemento, là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Ok, siamo di nuovo qui, siamo ancora con il nostro amico Piero Di Carlo, fisico d'atmosfera e climatologo, con il quale stiamo scambiando qualche idea sul ripensare la città, sull'impatto dell'uomo per quanto riguarda il clima. E la prossima domanda non può che riguardare, diciamo così, il Covid, il quale ci ha dimostrato che sospendere l'emissione di agenti inquinanti per poche settimane può dare effettivamente dei benefici apprezzabili, e lo sono state nel brevissimo periodo, ognuno di noi si è accorto, ha potuto verificare con mano, soprattutto nelle grandi città, soprattutto in città, l'aria più vivibile, il cielo più azzurro. Quindi la mia domanda è: basterebbe così poco per cambiare le cose? Allora, guardate, quello è l'esperimento che qualsiasi fisico dell'atmosfera avrebbe sempre voluto fare. Non abbiamo, dico la verità, nemmeno avuto il coraggio di proporre, perché sembrava che fosse impossibile poter in qualche modo spegnere tutte le macchine, tutte le fabbriche. Sfortunatamente, da un lato, per il Covid, fortunatamente dal punto di vista della ricerca, abbiamo avuto questa opportunità e abbiamo visto esattamente quello che dicevi, ma anche al di là dei dati che analizziamo noi, ma anche le belle immagini, se pensiamo a Venezia, in cui si sono riviste all'interno di quelle lagune che erano super inquinate, animali che non ci stanno più da tanti anni, per cui è anche sotto gli occhi di tutti, sì, l'effetto. E si può fare. Per esempio, faccio un esempio che forse qualcuno, non so, se la prenderà, però adesso c'è questa crisi energetica, ma se si pensasse le belle domeniche senza mezzi, che risparmiamo il carburante visto che è andato alle stelle, quindi risparmiamo anche con le nostre tasche, lo Stato non ha questo
questa paura di non di esaurire le risorse energetiche, e in più ci guadagniamo, come giustamente dicevi tu, con la qualità dell'aria, con le emissioni di CO2. Assolutamente sì. C'è da dire, forse, io insomma, la nostra città, le città, voglio dire, abruzzese, non sono poi così grandi, però c'è da dire che forse che gli amministratori dovrebbero fare uno sforzo per creare, diciamo così, nelle periferie dei grandi parcheggi all'interno dei quali parcheggiare le macchine sia di chi ci vive ma anche di chi viene in visita alle nostre città, e però dotare poi ovviamente la città, per potersi spostare all'interno di queste, di mezzi totalmente ecologici, giusto? Assolutamente sì. Allora, per esempio, a Pescara si parla ormai, forse saranno 20 anni, i famosi parcheggi di scambio all'entrata dai vari lati, da nord, sud e da ovest per la città, perché a est c'è il mare. Ebbene, però questi sono stati fatti, perché questo poi è il grosso problema, perché fatti quelli e fatti i collegamenti con i bus elettrici, alla fine le città potrebbero essere chiuse al traffico non solo la domenica, ma tutto l'anno. Fatti bene, e alcune città poi sono così, cioè se si va alle città del nord Europa sono così e la gente vive felice, per cui basta abituarsi, una spinta in più. Io molte volte dico, ma è possibile che Amsterdam, che è la città dove piove di più, vanno tutti in bici? Sì. Milano è la più fredda d'Italia, tutti in bici, e qui a Pescara vedo poche bici, questo è chiaro. Tra l'altro parli da una città, sei dentro, infatti mi scuso se non si sente bene, ma sei dentro una stanza universitaria perché stai lavorando, e tra l'altro parli all'interno di una città dove in pratica è in piano e quindi non ci sarebbe nessun problema a muoversi in bicicletta o anche con la pedalata assistita. Ormai sono cose che si trovano ovunque e sono anche abbordabili in termini economici. Ascolta, una cosa che mi interessa sapere da te, sempre rispetto al clima, è questa. Qualche giorno fa mi è capitato di vedere in televisione un servizio che ci rappresentava la questione della siccità in questo momento in pianura padana. E qual è l'impatto dell'agricoltura sul clima, e se secondo te per poterla risolvere è sufficiente avere, diciamo così, una gestione diversa dei corpi idrici o bisogna fare qualcosa di più? Allora, sicuramente una gestione dei corpi idrici ottimizzata deve essere fatta. Sappiamo che noi abbiamo delle reti che hanno delle perdite pazzesche, che vanno dal 30 anche oltre il 50%, dipende dalle regioni d'Italia, e questo è chiaro che è un grosso problema, per cui intervenire sulle perdite, anche perché l'acqua è un bene prezioso, specie quella potabile, quindi lì è importantissimo. Per quanto riguarda per esempio l'agricoltura, lì ovviamente c'è uno spreco enorme anche di acqua, lì si usa l'acqua della bonifica, che è un'acqua, come sapete, presa dai fiumi, quindi non potabile, però lì l'acqua ha delle perdite pazzesche, se leggevo di perdite che vanno anche oltre il 90%, perché l'idea è che tanto l'acqua della bonifica non è preziosa, invece quella è preziosissima, e quindi assolutamente sì. Altre cose all'interno delle città, per esempio tante città utilizzano l'acqua potabile per innaffiare i giardini. Allora, se l'acqua della bonifica venisse anche portata nei grossi parchi, nelle città, la raccolta dell'acqua piovana, insomma ci sono tutta una serie di azioni da fare per far sì che questo bene prezioso non venga a mancare sempre di più. Pure città meno permeabili, noi abbiamo un altro problema enorme. Le nostre città sono state tutte impermeabilizzate, per cui adesso sappiamo che l'intensità delle piogge è aumentata, quindi abbiamo piogge molto intense per brevi periodi in cui i corpi idrici scoppiano, le strade scoppiano, le condutture scoppiano, questo avviene per 2 ore, e poi abbiamo periodi lunghi di siccità. È chiaro che se avessero delle città più permeabili, quell'acqua tornerebbe nel ciclo. Certo. Vabbè, ma in questo senso torniamo insomma a quello che ci siamo detti prima, che una città più a misura d'uomo, probabilmente più ricca magari di parchi, permetterebbe proprio questo processo. Una cosa che si diceva fino a qualche anno fa, e che credo sia una norma di legge, è quella che dovrebbe obbligare tutte le amministrazioni a dividere le acque bianche dalle acque scure, perché ci permetterebbe di evitare quei problemi quando c'è tutto quel cattivo tempo,
e quindi di non rovinare gli impianti di depurazione e di mandare nei fiumi acqua, voglio dire, semplicemente piovana, è giusto? Assolutamente sì. Allora, questo è un altro paradosso di alcune città. Purtroppo, come sappiamo, in tante città c'è questo problema. Noi nelle nostre case, nel costruire le case, nel progettarle, dividiamo le acque bianche dalle nere. Poi però, quando vanno sulla strada, nelle condutture, vengono riunite. E questo è gravissimo, perché ci fa sprecare un tantissimi soldi per la depurazione di acque che non dovrebbero essere depurate. E poi con i tracimamenti, che sappiamo quando ci sono le ondate di acqua, di pioggia e così via. Per cui quello è esatto, è un problema. Ma se torniamo alla storia della mobilità, eliminiamo tanti parcheggi, perché gran parte dei parcheggi sono colate di cemento, di asfalto, che sì, sono talmente impermeabilizzati, e lì ci si rifà il verde, si rivende permeabile. È chiaro che è tutto un sistema che va in quella direzione lì, per cui c'è da intervenire pesantemente. E poi c'è il feedback positivo: se riduciamo le emissioni di CO2, ovviamente non c'è le perdite delle risorse, tipo i ghiacciai che abbiamo, che col riscaldamento globale si perdono sempre di più, e quindi è chiaro che noi abbiamo le nostre risorse idriche maggiori di quelle che abbiamo oggi. Quindi certo, si interviene sia sulle perdite, sulla risorsa a monte e su quella che è la rifornitura delle... Certo. Ascolta, abbiamo a disposizione un altro minuto. Ci sono dei progetti di ricerca che state seguendo all'università che riguardano questo aspetto, ovviamente? Sì, sì, sì. Stiamo seguendo diversi progetti che vanno in questa direzione, sia sulla progettazione. Per esempio, noi facciamo parte della rete dell'Università per la Sostenibilità, e la nostra idea è quella che noi dobbiamo dare per primi l'esempio. Quindi nel nostro campus l'idea è di andare in quella direzione, raccolta delle acque piovane, efficientamento energetico, perché per cercare di, per esempio, l'utilizzo dell'acqua, noi abbiamo tantissimi prati qui, ma utilizziamo esclusivamente acqua della bonifica. Cioè, ci sono tutta una serie di accorgimenti che facciamo noi all'interno, e poi attività di ricerca che riguardano per esempio il clima, per capire i meccanismi anche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. E quella è una parte un po' più tecnica, che però poi i suoi frutti li dà nel tempo un po' medio-lungo, ma li dà pure la ricerca, quella di base. Certo. Grazie mille per il tuo intervento, speriamo di riaverti presto con noi, e un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Speranza.